Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione sulla tutela dei lavoratori dello stabilimento GKN di Campi Bisenzio, sottoscritta da tutti i capigruppo. La mozione, messa in votazione dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo all'apertura della seduta, è frutto del lavoro della Commissione Sviluppo Economico e vede al centro la richiesta del ritiro immediato del licenziamento collettivo e l'attivazione degli ammortizzatori sociali. Un obiettivo da raggiungere in collaborazione col Ministero dello Sviluppo Economico, gli enti locali, le rappresentanze economiche e sociali e un impegno ad attivarsi col Parlamento e col Governo per porre limiti più stringenti alla disciplina delle delocalizzazioni per le imprese che beneficiano di aiuti pubblici, valutando tutti gli spazi possibili per un intervento regionale. Noi abbiamo voluto aprire la seduta odierna discutendo della situazione terribile, ignobile, in cui sono stati costretti a versare i lavoratori della GKN. Ieri eravamo tutti al presidio, sono felice che tutte le forze politiche abbiano deciso di sottoscrivere e di firmare questa mozione che dice sostanzialmente tre cose. La prima, che quella fabbrica deve riaprire, che deve ritornare la produzione. La seconda è che GKN torni indietro, il fondo Merros torni indietro e decida di ritirare i licenziamenti. E la terza al governo, al Parlamento, all'Unione Europea, perché mettano in campo normative che vadano nella direzione di disincentivare le delocalizzazioni. Guardate, la battaglia di GKN, delle lavoratrici, dei lavoratori, è una battaglia di dignità, la dignità del lavoro. E un'azienda che non era in perdita e che decide così la notte di scappare via, di scappare, lasciando per strada centinaia di famiglie, è qualcosa di ignobile e tutta l'assemblea legislativa con forza l'ha urlato. Noi saremo al loro fianco, non sarà la loro battaglia, ma sarà la battaglia di tutti i cittadini della Toscana. Questa mozione approvata all'unanimità, è la risposta concreta alla richiesta che nei giorni scorsi i lavoratori, anche a me personalmente, hanno fatto ai cancelli della fabbrica a Campi Bisenzio. Alla GKN, non lasciateci soli, stateci vicino. Ecco, la votazione unanime di una mozione da parte di tutto il Consiglio regionale è una prima risposta di vicinanza concreta a questi lavoratori e alle lavoratrici. È un atto inqualificabile, ingiustificabile quello del fondo Melrose, del fondo finanziario, che con una mail ha, come dire, gettato via anni di esperienza senza considerare le persone, le famiglie, un intero territorio. E quindi noi dobbiamo rispondere a questa aggressione alla cultura del lavoro che c'è in Toscana e a quelle che sono state negli anni le relazioni sindacali, le relazioni industriali, cioè un modo di fare impresa, una cultura di impresa che ha fatto crescere il lavoro nei nostri territori e nella regione toscana. Quindi chiediamo anche un impegno del governo concreto. Dobbiamo allungare assolutamente i giorni a disposizione per aprire, diciamo, una trattativa, per aprire un ragionamento con l'impresa e dobbiamo anche coinvolgere su questo l'Europa. Deve essere più difficile delocalizzare e non può essere uno strumento di crescita, diciamo, del lavoro, quella della delocalizzazione. Insomma, la Toscana c'è, il Consiglio regionale è presente e personalmente cercherò concretamente di essere al fianco, insieme alle lavoratrici e lavoratori della GKN. I temi del lavoro e della tutela dell'occupazione sono temi che devono unire le istituzioni, che devono manifestare vicinanza soprattutto a tutte quelle famiglie che dall'oggi al domani si ritroveranno a mettere in dubbio un percorso di vita. Quindi su questo, ripeto, la politica si deve unire. È chiaro che ora c'è una sfida importante, una sfida però che chiama la politica alle proprie responsabilità. C'è una sfida che parte a livello di Ministero dello Sviluppo Economico. Il peso della Toscana oggi comunque si è fatto sentire a livello istituzionale, ma questo non basta. C'è la parte statale, la questione ministeriale, ma c'è anche una parte regionale. E per quello che noi possiamo fare, sicuramente l'obiettivo principale è uno, quello di agire per quanto più possibile, sia sotto il profilo della tutela,
ma soprattutto sotto il profilo, nella denegata ipotesi in cui purtroppo i licenziamenti dovessero concretizzarsi, soprattutto sul fronte della reintroduzione al lavoro. La Toscana deve fare di più, può fare di più sul fronte dell'occupazione e sul fronte della tutela proprio dei lavoratori. E su questo noi come opposizione siamo disposti sicuramente a fare la nostra parte. Chiederemo che in seconda commissione sia aperto un confronto anche sui tavoli di crisi che tuttora appunto sono pendenti in Regione Toscana. Chiameremo anche il consigliere speciale Fabiani, che fino ad oggi appunto si è occupato della gestione delle crisi, perché vogliamo capire, vogliamo approfondire, perché casi come quello della CKN non devono ripetersi. Però a questo punto occorre proprio che le istituzioni regionali facciano concretamente la loro parte. Io ho letto il decalogo che hanno presentato i lavoratori di CKN, c'è un punto che è un punto che andrebbe tatuato sulla pelle, quando i lavoratori dicono non considerate CKN un caso isolato o una criticità, perché purtroppo di CKN ce ne sono state, ma ce ne saranno tantissime. Io ricordo per esempio a Firenze abbiamo avuto il caso della Seves qualche anno fa, che su dimensioni più contenute ma è molto simile, cioè aziende che rappresentano una ricchezza del territorio che lo Stato nazionale non fa niente per difenderle, finiscono nelle mani non di investitori stranieri, che sarebbe poco male, ma di fondi speculativi che vivono la realtà aziendale unicamente come un più e un meno su un registro bancario, e questo porta alla situazione della CKN. Io sulla CKN non mi stancherò mai di dire però una cosa: l'unica peculiarità di CKN è che CKN non produce pantaloni, CKN non produce magliette che vanno sul mercato, CKN all'80% produce pezzi per Fiat. Cioè l'azienda che ha fatto del Made in Italy il proprio brand in tutto il mondo, ed è vergognoso che un'azienda come Fiat, che negli anni ha vissuto di incentivi, di aiuti, di sostegni da parte dello Stato italiano, non abbia speso una parola sulla questione CKN, perché un intervento di Fiat che ci dicesse che per le auto che in tutto il mondo vende col marchio Made in Italy, i pezzi prodotti a Campi Bisenzio non sono uguali ai pezzi prodotti in Polonia, forse potrebbe anche portare a un ripensamento di Melrose. Silenzio assoluto che fa veramente male. GKN è un caso nazionale, non soltanto per il numero di persone, di famiglie che sono coinvolte, ma soprattutto per le modalità con cui questo è avvenuto, che richiama tristemente quanto già successo con Bekaert, che ha visto all'epoca l'impegno del ministro Di Maio. E la viceministra Todd è stata immediatamente da noi avvisata e dopo l'incontro che ci è stato fatto ha dichiarato chiaramente che non accetterà una soluzione di questo tipo e cercherà di continuerà a lavorare per far sì che si ritorni indietro, si faccia un passo indietro sui licenziamenti. E questo è l'impegno che dobbiamo avere tutti come regione e come governo, proprio perché purtroppo c'è stato lo sblocco dei licenziamenti, cosa che il Movimento 5 Stelle, diversamente da tutte le altre forze politiche e dell'arco governativo, ha combattuto. Significa che dovremmo combattere molto per tutti quei lavoratori che in questo momento sono a rischio del loro posto di lavoro, e si parla di circa 15.000 in tutta la Toscana. Sto seguendo anche la vicenda di Vitesco per gli interinali e l'attenzione sul lavoro e della viceministra Todde su questo rimane altissima. Un sostegno forte, unanime, a una mozione che impegna il governo a trovare una soluzione urgente, immediata, a bloccare i licenziamenti collettivi, a tutelare le famiglie, i lavoratori. Le persone chiedono dignità, chiedono lavoro, siamo vicini alla loro sofferenza, alla fatica, alla loro protesta, ma soprattutto serve che il governo faccia presente a livello internazionale, alle multinazionali, il ruolo importante della localizzazione di queste grandi aziende. E non si può ovviamente dalla sera alla mattina chiudere un'attività imprenditoriale, non si può dalla sera alla mattina abbandonare la forza lavoro, le persone che fino al giorno precedente hanno dato tanto della loro vita, la loro anima, la loro identità, la loro dignità per portare avanti poi gli interessi economici di un'impresa. Quindi serve una risposta immediata e servono anche leggi normative, e mi auguro un atto urgente del governo per sospendere i procedimenti, per ridiscutere ovviamente con l'azienda e costringere ovviamente le imprese che operano nel nostro paese a un dialogo costante con le istituzioni.
Noi abbiamo sempre sostenuto che quello che è successo non solo è inaccettabile, ma è anche uno schiaffo al nostro sistema paese. Occorre che immediatamente il governo si faccia sentire, e non è una questione legata al blocco o allo sblocco dei licenziamenti, è una questione legata alla dignità dei lavoratori e alla dignità di questo paese. Non si può pensare, per chiunque, sia esso un investitore straniero o un investitore italiano, arrivare nel nostro paese, cercare di prendere quello che c'è e poi abbandonare tutti. La questione dei licenziamenti è inaccettabile, immorale e va immediatamente respinta. Per questo noi abbiamo chiesto fin dall'inizio che i lavoratori vengano immediatamente riassunti e che si apra non solo un tavolo con quell'azienda, ma con tutte le nostre aziende del territorio, per far capire che governo e regione stanno dalla parte dei lavoratori, stanno dalla parte dell'impresa, quando fra questi c'è un rapporto fatto di serietà e di rispetto reciproco. È inaccettabile quando uno dei due, siano essi i lavoratori o siano essi i proprietari delle imprese, pensano che il rapporto è squilibrato rispetto a quello che c'è in campo. Spetta alla politica fare da arbitro. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, con 25 voti favorevoli, una mozione presentata dal capogruppo di Italia Viva Stefano Scaramelli sulla realizzazione e finanziamento di un percorso progettuale per sostenere il turismo in camper in tutte le città della Toscana. L'atto impegna Presidente e Giunta ad attivare tutti gli strumenti per realizzare aree camper attrezzate in tutte le città della Toscana, che siano vicine ai servizi turistici, tenendo in considerazione il contesto storico dei territori. Viene inoltre previsto lo stanziamento di risorse economiche per la realizzazione delle aree camper, in una prospettiva di rilancio del sistema turistico. Sì, il Consiglio ha approvato all'unanimità un'azione importante, un turismo sostenibile, aree camper che devono essere previste in tutti i comuni della Toscana con finanziamenti regionali, a finanziare interventi pubblici o privati che possano aiutare lo sviluppo di quello che è un turismo che in questo momento porta nel nostro territorio circa 6 milioni di turisti, ha una prospettiva, un trend in crescita fino a 10 milioni di turisti, una ricaduta economica di 2 miliardi. Riteniamo che sia importante per il turismo, per la sostenibilità ambientale, ma anche per il distretto produttivo che è molto forte nella Val d'Elsa ed è un'occasione di lavoro per tante donne e per tanti uomini. Presentato in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso il volume Imperfect, realizzato dagli alunni della scuola media Gonnelli di Montaione e Gambassi Terme. L'ideatore del progetto è l'insegnante di arte Marco Catone. La dedica speciale va ad Alessandro Zanardi, ma vuole essere un omaggio e un incoraggiamento a tutti gli atleti paralimpici che parteciperanno alle prossime Olimpiadi di Tokyo, un titolo che gioca con la lingua inglese per lanciare un messaggio di fiducia e uguaglianza. La semplice traduzione ci suggerisce infatti di leggere imperfetto, ma la sillabazione trasforma tutto in io sono perfetto, e ogni pagina del libro propone un'opera grafica su sfondo nero dove sono rappresentati gli atleti delle varie discipline sportive avvolti in un tricolore. Ma siamo davvero contenti di poter ospitare qui in Consiglio regionale la presentazione di questo libro Imperfect, che è davvero un fiore all'occhiello di come i nostri ragazzi possano avere la capacità di saper guardare il futuro in maniera molto migliore anche rispetto a noi. Consentitemi di ringraziare il sindaco di Gambassi Terme, Paolo Campinoti, per essere insieme a noi, Enrico Sostegni per aver voluto fortemente questa iniziativa, la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo di Gambassi Terme e Montaione, e il ringraziamento a lei è un ringraziamento da estendere a tutti i docenti della scuola, a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi. È davvero un onore pensare che questo libro, che è il frutto anche di sapersi guardare dentro, possa essere uno strumento che noi mettiamo a disposizione di tutte quelle donne, di tutti quegli uomini, di tutte quelle ragazze e di tutti quei ragazzi che andranno a rappresentare l'Italia ai Giochi Paralimpici. Il sindaco prima diceva non c'è differenza, è vero, non c'è differenza. Io mi auguro che questi momenti
eventi servano proprio a sensibilizzare e che il tifo che noi italiani abbiamo voluto dare alla nazionale italiana di calcio, che daremo a tutte le atlete e a tutti gli atleti, vedo collegato qui Massimo Porciani che saluto, a tutti coloro i quali parteciperanno alle Paralimpiadi possano sentire lo stesso affetto. Io mi auguro che tante toscane e tanti toscani possano dare il loro contributo. Già ci sono alcuni atleti toscani che sono iscritti alle Paralimpiadi, io mi auguro davvero che possa sventolare nel cielo di Tokyo non solo le bandiere italiane ma anche le bandiere della nostra Toscana. È molto importante oggi questo passaggio dalla regione perché testimonia una buona pratica, quella di poter seguire progetti così importanti e significativi ai vari livelli dell'amministrazione, a questo punto la definirei regionale e comunale, ma soprattutto perché questo testimonia la possibilità di avere la sensibilità giusta per poter sottolineare opere importanti come quella rappresentata da questo libro, che è il frutto del lavoro del nostro istituto comprensivo Giovanni Gonnelli, dell'iniziativa molto importante e della sensibilità molto importante di un nostro professore, il professor Catone, e della disponibilità della dirigenza dell'istituto, delle amministrazioni comunali, entrambi, l'istituto comprensivo Gonnelli è un istituto che riguarda i due comuni di Gambassi, Terme e Montaione, e soprattutto della possibilità di poter collaborare e lavorare insieme ai ragazzi su un qualcosa che li istruisca e li sensibilizzi e gli faccia toccare con mano le realtà importanti della nostra comunità, della nostra società e del nostro mondo attuale. Quale migliore occasione se non quella delle Olimpiadi, all'interno delle quali si svolge un'Olimpiade, all'interno delle quali, in associazione alle quali si svolgono anche le Olimpiadi di persone con diverse abilità e che hanno una dignità esattamente identica a quella delle Olimpiadi che si svolgono per prime. Questo è un qualcosa che deve passare nelle menti dei ragazzi. I messaggi non devono essere mai scontati, è bene sempre comunque sottolinearli e sottolinearli con un'opera che li vede protagonisti, che li vede partecipi e che li vede soprattutto analizzare secondo il loro modo di vedere le cose ciò che rappresenta lo sport con diverse abilità e trasfigurarlo, quindi rappresentarlo, riportarlo nei loro lavori, penso sia un messaggio intrinseco potentissimo. Un lavoro intanto che va valorizzato perché è un lavoro fatto dalla scuola con i ragazzi e quindi ha un alto valore educativo che ovviamente aumenta quando impiega settimane e mesi che ci sono voluti per realizzare questo lavoro. Importante farlo ora, prima delle Olimpiadi, questa presentazione, è importante il messaggio che viene dato, e cioè sempre quello di una comunità che vuole essere sempre più aperta a ognuno, a tutte le differenze. E questo, anche il titolo, Imperfect, Imperfect, è comunque un titolo che gioca su una differenza letterale che significa appunto quello che vogliamo dire, e cioè che le nostre comunità ritengono che lo sport può essere un valore di integrazione e di valorizzazione delle differenze assolutamente eccezionale. Quindi insomma mi pare il momento giusto, un lavoro che ormai è andato avanti per tanti mesi, un po' bloccato dalla pandemia, è un modo anche della regione per ringraziare la scuola e i comuni che ci hanno lavorato con tanta attenzione. Thank you.